Ancora un pilota deceduto improvvisamente. È accaduto in Australia e per fortuna questa volta non stava pilotando nessun aereo. Si chiamava Harrison Edward Olchin, aveva 30 anni e lavorava per la Qantas Link. La sua dipartita ha lasciato tutti senza parole ed ha sconvolto la famiglia, lasciando un vuoto incolmabile. Queste le parole di sua sorella Brittany, postate su Facebook. Fratellino mio, come facciamo a continuare senza di te? Il dolore nei nostri cuori è insopportabile. Il nostro miglior compagno, con il quale eravamo stati totalmente e assolutamente benedetti in questa vita, perché sei stato scelto come nostro fratello. Il fantastico quartetto non sarà più lo stesso. Le nostre vite sono cambiate per sempre. Dovresti essere qui con noi, a camminare accanto a noi, facendoci ridere come hai sempre fatto tu, buffo birbante. Sembra così surreale e strano scrivere tutto questo, ma ho tante cose da dire e voglio che tutti sappiano quanto tu fossi un superuomo, Azza. Il più puro tra le persone della Terra, che vibra alla frequenza più alta. Hai fatto più tu in 30 anni di chiunque altro in una vita intera. Sei l'epitome, il sunto, l'emblema della vita al massimo. Non ho mai conosciuto l'amore e il dolore così profondi fino ad ora. Tu sarai anche il mio fratellino, ma il segno che hai lasciato su di noi è tutt'altro che piccolo, è incommensurabile. Questo non può essere reale. Svegliaci da questo incubo. Vola alto, Azza bro, fino a quando non potrò uscire con te di nuovo. Ti vorrò bene per sempre. Sentite condoglianze e un abbraccio ai suoi cari dal salotto di Mima, un trentenne sano che muore improvvisamente, lasciando tutta la comunità sotto shock. È sempre successo? Sì, ma non con questa frequenza. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale.